Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 37esima puntata della serie Bavarese. Oggi siamo qui sul giardino di casa nostra in compagnia dopo abbiamo Casi. Poi Ciao. abbiamo Agri, Ah, saluto. Bullir, Ciao a tutti. Ciao Nico, a tutti. Ciao Cobra e a tutti. dovrebbe esserci Sbolso. Ciao a tutti. Allora, siamo qui quasi tutto il giardino, perché appunto abbiamo il nostro trasere. Abbiamo visto che letame ne abbiamo più che sufficienza, e perciò è il caso di rimpiazzare altri due sere. Abbiamo anche un bel po' di soldi. Sapete che le sere danno 100-125 euro l'ora, diciamo questo tipo di sere qua. Perciò andiamo a metterne altri due, in modo da così anche andare un po' a consumare il letame che abbiamo, altrimenti resta lì. Non possiamo spargerlo sui campi, non possiamo venderlo da nessuna parte. L'unica cosa che possiamo fare è utilizzarlo per le nostre sere. Però andiamo a comprare altre due sere, dato che sono, no, in realtà ci sarebbero altre tre da acquistare, però intanto ne prendiamo due e vediamo un attimo come siamo messi. Allora, dovrebbe essere, no, questa ce l'abbiamo, questa no. Allora, Greenhouse Melon, che abbiamo questa qua da posizionare. Allora, aspetta che ci spostiamo in maniera adeguata. Giriamo la serra. Oh, vabbè. Avviciniamo la serra, che così occupiamo meno spazio. Bene. Così potremo anche metterla. Bene, un'altra serra è stata messa. E qui si chiama Greenhouse Melon. E dopo abbiamo anche Pumpkin. Mettiamo anche questa qua, dato che abbiamo la possibilità. 20.000 euro, non costano neanche una cosa proprio esagerata. Quindi possiamo anche. Cos'è l'alluminio qua che non si sposta come che voglio? Oh là. Ah, il confine della ma. Sei in confine? Sì. Maledetti. Guarda che confine che. Sì, che possiamo andare a tagliare anche l'erba noi. Eh no, questo terreno non è tuo. Vabbè, niente, allora la dobbiamo girare un po'. Un po' così, per poterla piazzare. Che brutto però. Vabbè, pazienza, purtroppo. Il gioco è così. Anche questa qua. Allora dopo facciamo il giro. Eccola qua. Bene. Adesso vediamo un attimo di dare alle serre l'acqua e letame che necessita. Beh dai, insomma, è anche venuto anche bene così in angolo. Allora, ah, beh, c'è già qua qui casi per il letame. La botte dell'acqua dovrebbe averla Simo, perché lo no, Simo è Nico, perché è andato da Sbolso a prendere un po' di latte e venderlo, e anche da Tilio e anche da Ilario. Quindi ha fatto il giro delle varie farm, è andato a vendere un po' di latte, quindi dovrebbe averlo a lui e noi non facciamo niente. Vabbè, allora Nico appena torna qua vieni a darci un po' di acqua. Nel frattempo abbiamo campi che sono un po' in fase di crescita, qualche campo di Attilio resta da cerchiare ancora. E forse qualche campo da fertilizzare. Vedevo prima che c'era forse Cobra con la botte, diciamo, dei liquami, se non sbaglio, per andare a sliquamare, appunto, concimare, fertilizzare i campi che mancano, diciamo, la seconda fase di fertilizzazione. E ora. Eccolo a voi. Potete ammirare un esemplare di Bulldeer che sta osservando le molecole di vetro di questa nuova serra, in modo silenzioso e praticamente inutile. Forse tra qualche mese riusciremo a avere una parola da questo essere vivente. Se riuscirà a far combaciare
i due neuroni che stanno girando a vuoto all'interno del suo cranio. Bene, per questa puntata di Quark è tutto e ci vediamo nella prossima puntata. Allora ci ha raggiunto qua Nico con l'acqua, ecco qua un po' di angurie, oh, guarda che bene. Adesso ovviamente la botte non riesce a creare pieno d'acqua entrambe le serre, però vediamo di fare un po' metà e metà, così intanto si avviano. E vediamo qui, oh, angurie per Halloween. Allora qua adesso i preparativi anche per Halloween. Le angurie per Halloween? Sì, le, queste se le sucche, no, le angurie. No, vedi che no, queste se le fragole per Halloween. Le e ciliegie. No, ciliegie è un po' più rosso. Queste sono fragole modello arancio. Ma com'è che è vero tutto sporco di là? Dove? Marco, non ti attenere da parte un fiato di acqua per metà arrivare. Beh, dopo fa un altro giro intanto. Avomo. Guarda che mi sono bagnato tutte le scarpe in mezzo all'erba, va che robe. Qua sì, che c'è una macchia sul vetro come se una persona fosse stata qua davanti per lungo tempo. Marco, Marco, vedremo di lavare poi. Marco, aspetta, che cioè, ma sta qua. Che te l'hai detto? Se vede il naso a fronte e a bocca di uno. Sì, non so chi sia stato, sinceramente. Che c'è anche dei man qua sotto. Che c'è anche i brassi qua sotto, se vede. Ah, lo beccheremo prima o poi. Si vede che voleva essere. Era troppo curioso. Va bene. Così intanto abbiamo le serre che sono a posto. Ora vediamo di proseguire con i campi, che qualcosa dovrebbe essere iniziato a crescere, quindi vediamo di preparare la trebbia, rimorchi e tutto. E non riesce le bisce qui in mezzo. Che sia ne dove? Erba alta. Erba qua. Alta. Guarda. Qua non che si bisce, solo pitoni. Guarda, gli 5 e mezza, Marco. Ciao a casa mi. Dove vedi? Tu appena scominci a lavorare, torna in dritto. No, è 5 e mezza, solito 5 e mezza se timbra il cartellino. Non piace proprio qua, cartellignanca che c'è. Qua c'è continuo, orario continuato. Beh, ma voi in casa me ne fa uno mi. Come? Orario continuato? Qua sì, orario continuato. Dalle 6 alle 6? Allora, cada ancora adesso che alle 6, quindi bisogna ancora cominciare o no? No, in realtà sì, proprio in piena attività lavorativa. Ah, che signor, dai. Va bene, dai, ti fa mestieri. Vai. Monta su sulla trebbia, ingaggia barra da frumento che bisogna andare a farlo. E parte la trebbia. Come parte? Guarda che qua tutti i mezzi si è messi a puntino, un gioiello, Ah, parte mia, Marco. Bisogna che te tieni girare la chiave, no? Tirarla indietro di nuovo. Dito. Sì, vaga, te vedo da qua, non è che sono orbo. Dai, va via che ti tiro sotto. Vai. Marco, Marco, soltanto fa un fare manutenzione. Sì, vedo che devi cambiare la guarnizione. Da che da trebbiare, Seole? Piante. Muschili, piante. Muschili, Kenny. Piante, piante. Prepariamo il rimorchio. Marco, Sì, chi c'è che mettiamo qua il CB qua? Mi senti il CB? Sì. Chi è? Non so se mi senti su sbosso qua vicino. Sono vicino alla tua azienda qua. Ah, ecco vicino. Perché prende il CB. Dimmi. Ho un problema. Tipo? Ho appena rotto le falciatrici in campo. E quindi tu potresti venire qua ad aiutarmi a sfalciare tu, perché mi è entrato un ramo nel condizionatore, nei dischi, e si è rotta. Ah. Vabbè, allora dai, arrivo che ho anche falciatrici nuove, così vediamo come lo Va bene, io sono qua che ti aspetto qua nel campo. Ok, così guarda. Fianco le stradine. Sì, attacco le falciatrici. Perfetto, e grazie arrivo. Mille. Vabbè, grazie. Cambio di programma. Sì, qua che cazzo birro col cavo rosso. Ehi. Vai, sì, come mai te che sgattaso il rimorchio? Sta un'emergenza con andare a tagliare un po' di erba. Vai, sì, è in quattro. Con andare a tagliare un po' di erba. Mi sono da solo. Non mi sono che mi vedo io con il rimorchio. Come no? Ed è Agri. Agri lo comanda. Oh, che caffè pronto? Caffè. Arrivo. Oh, dopo voglio darti una mano, dai. Tanto è bel caffè. Bom.
paura di caffè io da fare. Vabbè, andiamo da Sboiso a vedere cosa ha combinato queste falcettrici. Ha detto che era qua di zona. Certo, però ci fanno sentire con 7-2 qua le falcettrici posteriori. Ah, proprio qua comodo, ecco perché CB prendeva, mi ha chiamato per CB, non per telefono. Oi là, allora, sì, va che ramo. Ehi, buonasera. Sta qua il temporale dell'altro giorno. Non so io. Sicuramente, ha fatto un po' di temporale, guarda che c'è ancora le nuvole. Guarda, ancora nuvoloso. Ma c'è anche un bel ramito in mezzo qua, mi pare proprio impossibile, guarda, usare il nylon sotto, un casino. Guarda, ma mucho di danni qua. Soprattutto il condizionatore, va che roba, bisogna... No, è tornato anche il clima trattore? Bisogna cambiare falcettrice qua, sennò facciamo tutti a posto. Sì, anche sì. Vabbè, l'ho dai, visto qua, che... Cioè, falcio, il prato, sono arrivate là, due quando... nuove. Sì, perché è sempre più richiesta ormai quella davanti, come vedi, sì. Poverina, sennò... Sì, sì, beh. Comunque c'è anche gli altri due prati là da fare suoi. Ah, quelli qua a fianco alle vacche? Quelli a fianco e quello là di fronte, i soliti due, dopo ci sono anche io lì. E la vacca strana si è integrata insieme alle altre? Sì, 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 avrebbe bisogno della sorellina, però vedremo più avanti, dai. Ah, va bene, dai, casomai. Vedremo. Beh, no, per il momento sta bene. Va bene, ottimo. Studio, ecco, salute. Dai, e ora tu, sì, sì. Tu intanto inizi qua, io libero qua la zona, dopo andiamo di là, intanto io inizierò col volte fino, eccetera. Ah sì, beh, anche perché hai attrezzatura, quindi intanto esatto. Puoi andare ecco. Avanti. Bon. Va bene. Grazie. Allora... Andiamo qua, si intanto, intanto parto da... Partiamo da qui. Oh, finalmente mettiamo in utilizzo le nuove falcettrici. Aspetta che apriamo anche davanti. E oh, voilà, no. Adesso aspetta che voglio fare una bella inquadratura qua. Ho liberato la zona, puoi andare. Senti che sound, accensione delle falcettrici. Ce la farà il nostro trattore? Sì sì, ce la faccio. Oh, 22 km orari addirittura. Oh, adesso qua si fa ettari. Sì, 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 sì. Vabbè ragazzi, tanto qui noi prossimi. Aspetta che c'è ancora ramo. Ah no, l'ho già tolto. No, che non mi rompo anche le mie falcettrici, perché sennò sì. Dopo c'è un bel problema. Da risolvere se rompiamo anche le mie. Vabbè, tanto qua andiamo avanti e dopo se i nostri operai decidono di ultimare con a pausa caffè, forse riusciamo anche a partire con le trebbiature degli altri capi. Ora, 4 passate. E il campo è già finito. Splendido proprio. No, ho preso mezzo e mezzo. Bene dai, andiamo avanti. Guarda, tagli anche il retromarcio. Bestie falcettrici. Bene, abbiamo falciato anche questa zona. Abbiamo fatto metà fieno e il resto abbiamo lasciato erba, come ci ha detto Sboiso, che voleva fare un metà e metà, perché altrimenti veniva fuori troppa roba, dopo faceva fatica a stoccarla all'interno del capannone. Infatti è inutile fare una cosa esagerata. Bene, andiamo adesso. Dovrebbe esserci già qualcuno a prendere l'autocaricante per le valle. Eccolo qui che lo incrociamo. Allora, subito. Senti che fa sto trattore. So che Sboiso doveva dirmi una cosa, mi ha detto dopo quando hai finito di tagliare ti chiamo, adesso
casomai vediamo se mi chiama o no, se vuole, altrimenti proseguiremo qui con i nostri lavori. Eccolo qua, dimmi tutto. Sì, io non sono in azienda perché sono andato a prendere l'acqua per le vacche. E quindi sì, volevo dirti lì che manda pure tu per hai quello tuo caricante se non l'hai. Sì, già lì, ma dimmi qualche altra cosa, tutto a posto. No, per il momento è tutto a posto. So che tipo prossimi giorni andrò a fare un giro per i campi, controllare, quindi parleremo più avanti. Vabbè ragazzi, allora direi che anche per questa puntata è tutto. Intanto lì dobbiamo raccogliere appunto tutte le balle, metterle via e dopo aspettare che crescano tutto il resto dei campi, sia quelli di Attilio che quelli di della famiglia Lolero. Perciò bisognerà far passare un po' di tempo. Bene, ringraziamo qui i nostri operai. Lo dovremmo avere DVD. Ciao a tutti. Poi abbiamo mal di gola. Che è un po' di mal di gola. Sì. Stasera. Poi abbiamo dovremmo avere Agri. Progritto. Saluto a tutti. Casi. Notte. Sì, beh, ormai qua la... Comunque, vabbè, niente, no, volevo dire una cosa, ma non la dico. Volevo dire che questa puntata è partita male, finisce male, e non si può... ormai è una puntata segnata fin dall'inizio, come avete potuto vedere quando qualcuno osserva le serre per mezz'ora senza dire niente, già da lì potete capire che il finale non può essere che pressoché uguale. E manco ridino tanto, dai. Sì, almeno diciamo qualcosa di diverso. Aspetta, di diverso dal solito, di inusuale. E vabbè, dovrebbe esserci anche Cobra. Ciao a tutti. No, non è vero. C'è. Sì, che bene. E Sbolcio. Eccolo qua. Con il Gnolan. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao.